Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ragazzi, siamo arrivati ai pronostici della Serie A giornata 17. E sul mio canale, come sempre, ci sono premi, ogni video un premio. Questa volta vi rimetto ancora in palio la magliata dei Los Angeles FC perché mercoledì non l'ha vinta nessuno e quindi è giusto che io ve la ripropongo perché possiate provare a vincerla. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, seguitemi sulla pagina Instagram FantaBet Official anche per vedere altri contenuti. E poi, se volete notizie sportive di calciomercato sulla vostra squadra del cuore in generale, anche su altri sport, seguite la pagina sportiva Football News 24, per la quale anche io sto scrivendo qualche articolo, ma troverete anche autori molto, ma molto più bravi di me che scriveranno le vostre notizie delle squadre preferite. Allora, iniziamo. Iniziamo perché questa volta si ritorna alla Serie A spezzatino. Prendete carta e penna. Si parte sabato con 3 partite, poi si chiude addirittura lunedì. Com'è stato bello vederle tutte mercoledì, tutte insieme. Ci siamo tolti il pensiero, no? Ma purtroppo i diritti sportivi, i diritti televisivi, questo vogliono e così ce la dobbiamo assorbire questa Serie A. Fiorentina Sassuolo è la prima partita. Allora, una Fiorentina che vi dico la verità, onestamente mi sarei aspettato che battesse il Monza, soprattutto dopo la preparazione invernale che aveva fatto, dove aveva giocato molto bene, delle amichevoli in cui aveva ben figurato, era parsa molto, molto in forma. Invece poi il Monza alla fine è riuscito a pareggiare questa partita. Il Sassuolo, che ha perso in casa con la Sampdoria, in questo momento occupa la 16ª posizione con 16 punti. Non è in pericolo dal punto di vista della salvezza perché conserva 7 punti di vantaggio. Però, ragazzi, Sassuolo, insomma, qualche punticino serve per salire un pochino la china, anche perché ci hanno abituato a diverse prestazioni. Fiorentina-Sassuolo per me sarà un multigol 1-3 casa, quota 1,30. Juventus-Udinese. E la Juventus, ragazzi, che con la Cremonese non meritava di vincere. È stata fortunata, è stato annullato un gol alla Cremonese, ma alla fine, ragazzi, la Juventus arriva da 7 vittorie di fila, la miglior difesa del campionato. Gioca contro questo Udinese che è sì ottava, ma aveva iniziato benissimo il campionato e adesso piano piano sta scendendo. Quindi io vi dico che qua mi gioco l'uno, anche perché la quota è molto molto interessante, di 1,75. Quindi, ragazzi, tutta la vita la Juve in casa, io me la gioco con questa quota. Monza-Inter. E non sarà facile, ragazzi, non sarà facile per l'Inter che dopo aver battuto il Napoli, aver aperto il campionato, non solo per se stessa, ma per tante altre partite, per tante altre squadre, scusate, incontra questo Monza che ha pareggiato con la Fiorentina. Quindi occhio, occhio, anche perché Berlusconi mi pare che abbia fatto una bella promessa ai suoi giocatori, no? Se in caso di vittoria contro l'Inter, però vi dico che alla fine, secondo me, soffrendo, i nerazzurri spunteranno e vinceranno questa partita. Quindi 2, quota 1,55. Domenica si parte con Salernitana-Torino. Allora, Salernitana-Torino per me sarà un under 3,5. Ve lo dico subito: la quota è di 1,25. Ma il Torino fa molta fatica a segnare. Una squadra che segna tanto, però, ragazzi, Sanabria non è un vero attaccante. Pellegri out. Vlasic e Radonjic sono due bei giocatori, ma sono due mezze punte, due seconde punte, mettiamola come vedete, ma non sono punte. La Salernitana che comunque ha 17 punti, tutto sommato non deve vincere per forza, può accontentarsi anche di un pareggio, quindi alla fine qua massimo 3 gol in questa partita sono più che sufficienti. Lazio-Empoli. Allora, questa Lazio che è ripartita male. L'avevo detto che in casa del Lecce non era facile perché l'Inter ha faticato, perché la Juve ha faticato. Se non mi sbaglio, ci ha faticato anche la Roma. E infatti la Lazio poi alla fine ci è caduta proprio. E complimenti a Lecce, 18 punti. Lazio che incontra l'Empoli che ha pareggiato in casa dell'Udinese. Quindi un Empoli che non va sottovalutato assolutamente. E la Lazio, se vuole restare attaccata al trenino delle prime, deve assolutamente vincere questa partita all'Olimpico. Quindi Lazio-Empoli 1, quota 1,55. Spezia-Lecce, partita molto equilibrata tra due squadre che sono ripartite, direi, bene in questo 2023. Come dicevo poc'anzi, Lecce ha battuto la Lazio per 2-1. Lo Spezia ha sfiorato l'impresa contro l'Atalanta, era in vantaggio 2-0, poi si è fatta recuperare, ma alla fine ha portato a casa comunque un punto. 2-2, Spezia che
a 14 punti, gioca in casa. La sfida è molto equilibrata secondo i bookmakers, però io vi dico che pendo più verso i Liguri, quindi 1x quota 1,40. Sampdoria-Napoli. Che partita, ragazzi, ma che partita, che partita. Allora, il Napoli che ha perso la sua prima partita con l'Inter, lo sappiamo tutti, però è un Napoli che non è stato costruito per vincere lo scudetto, questo ce lo dobbiamo ricordare. Cioè adesso non bisogna mettere tutte queste pressioni sul Napoli, era partito che non si sapeva manco se sarebbe arrivato in Champions League e qua adesso, voglio dire, si pensa che il Napoli non possa magari perdere anche due partite di fila, ma sì che può, assolutamente. Contro una Sampdoria che tra l'altro a 9 punti ha vinto subito all'esordio in questo 2023 in casa del Sassuolo, ma ha ancora disperato bisogno di punti. Quindi per me qua sarà una partita molto aperta, soprattutto da parte della Sampdoria. Quindi vi dico multigol 2-4, quota 1,50. Milan-Roma che chiude le partite della domenica. Il Milan mi piace di più rispetto alla Roma, ovviamente, se no non sarebbe campione d'Italia. Però c'è questo Tatarusano in porta che secondo me non trasmette sicurezza alla difesa e di conseguenza a tutta la squadra. La Roma, quindi, avrà la possibilità di fare un gol? Secondo me sì. Poi il Milan probabilmente potrà vincere questa partita, ma comunque secondo me sarà una partita da gol, quotata a 1,80. Chiudiamo con le partite di lunedì, che sono Verona-Cremonese e Bologna-Atalanta. Allora, Verona-Cremonese è una partita tra l'ultima e la penultima del campionato. Il pareggio non serve a nessuno. Bisogna vincere, la Cremonese cerca il primo successo in campionato, il Verona cerca di uscire da questo ultimo posto. Il gol è quotato a 1,70, secondo me ci può stare tutta la vita. L'over 2,5, adesso non ho segnato la quota, ma giù di lì siamo come quote. Quindi potremmo giocarci secondo me anche una bella combo, gol più over. Oppure giocate solo gol, oppure giocate solo over. Oppure mettete gol più over. Insomma, se giocate online su qualche sito di scommesse online, queste selezioni le trovate tutte. Quindi scegliete un po' voi, ma la partita la vedo in questo modo. Bologna-Atalanta. Allora, un Bologna che ha perso con la Roma di misura per 1-0, ma che comunque ha giocato bene, perché insomma 10 conclusioni in porta, 10 conclusioni verso la porta, 3 verso lo specchio, insomma niente male. Il Bologna, l'Atalanta che ha rischiato di perdere con lo Spezia, come dicevo prima, si è poi salvata un pochino verso la fine pareggiando, un'Atalanta che onestamente mi sarei aspettato qualcosa di più. Partita equilibrata sicuramente, ma credo che andremo almeno verso l'over 1,5 quotato a 1,25. Allora ragazzi, per vincere la maglietta dei Los Angeles dovrete indovinare le partite di domenica, quindi tutte quelle della domenica che sono 5. Ve le dico: Salernitana-Torino, Lazio-Empoli, Spezia-Lecce, Sampdoria-Napoli e Milan-Roma. Solamente 1x o 2, quindi non valgono under-over, doppie chance oppure gol-no-gol. Solamente 1x o 2. Ragazzi, abbiamo finito. Io vi auguro intanto un buon 2023 di scommesse, con tanta tanta fortuna e tante vittorie. Però vi ricordo sempre che è giusto scommettere solamente quello che vi potete permettere a livello economico e poi vi consiglio sempre massimo 3 partite per ogni schedina. Si vince meno, ma si vince più spesso. Quando avrete tirato su un gruzzoletto, magari partite anche con 20-25 euro, quello che avete. Quando avrete tirato su un bel gruzzoletto che potrete scommettere qualcosa in più, vedrete che con 3 partite quello che vincerete sarà abbastanza, sarà anche gradevole vincere spesso e volentieri. Iscrivetevi al canale, seguitemi sulla pagina Instagram e seguite Football News 24. Un saluto a tutti e tanta tanta fortuna dal vostro Fantabet. Ciao!